ascoltate, il diavolo vi può offrire del denaro, è vero? Il diavolo vi può dare dei piaceri, è vero? Vi può dare delle emozioni, ma poi vi vuole distruggere, alla fine vi distruggerà. Non fatevi ingannare da Satana, fatevi condurre da Gesù, che è il grande pastore, che è venuto a salvare le pecore smarrite. Giovani d'Italia, so che qui ci sono giovani da tutta Italia. Gesù vi vuole illuminare. Noi siamo negli ultimi tempi. Noi siamo negli ultimi giorni. Le profezie bibliche si stanno avverando davanti ai nostri occhi. Ragazzi, cercate la luce. Cercate la verità. Non perdiate più tempo in queste cose vuote e passeggere, inutili e vane, che vi fanno solo perdere del tempo e non vi danno niente. Ma cercate la luce, cercate, alleluia, la conoscenza del Signore, carissimi, perché Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Carissimi giovani, anche se ora vi sembra qualcosa di strano quello che sto dicendo, è la verità. Anch'io fino a 15 anni fa non credevo, bestemmiavo, mi ubriacavo, facevo tanti peccati, mi divertivo, vivevo nei pub, discoteche, come tutti voi. La vita non è solo divertimento, ve lo voglio dire, tu hai un'anima da salvare. Che ne sarà della tua anima? E con questo messaggio non ti sto criticando, ma ti sto facendo riflettere, alleluia, affinché anche voi, carissimi, che siete preziosi per il Signore, ve lo voglio dire, la tua anima è preziosa per il Signore, la tua vita ha un grande valore per il Signore. Dio ci ha creati, ragazzi, ma non per perdere la nostra vita nei vizi, nella malvagità, nel buio di questo mondo tenebroso, dove il diavolo sta distruggendo tante persone, e lo fa in tanti modi, perché il diavolo, ascolta bene, esiste, e il diavolo è l'artefice dell'inganno, inganna l'umanità. Punto uno, fa credere alle persone che Dio non c'è. Questa è la più grande menzogna di Satana, fare credere che Dio non c'è e che questa parola non è vera. Il diavolo ti mette il dubbio, il diavolo ti mette l'incredulità, ti mette quei pensieri maligni.